Salve, oggi vorrei mostrarvi come si lavora il punto alto a rilievo preso davanti e poi anche quello preso dietro. Allora, io ho già lavorato una base di maglie alte, ho girato il lavoro, ho voltato il lavoro e adesso vi faccio vedere il punto alto a rilievo preso davanti, in inglese definito come front post double crochet stitch. Allora, il punto praticamente viene preso utilizzando tutta la barretta della maglia alta del giro precedente. Facciamo un gettato, passiamo l'uncinetto dentro lo spazio laterale alla maglia alta e usciamo dall'altro. Prendiamo il filo, lo facciamo passare sotto la maglia alta e usciamo. Dopodiché lavoriamo una maglia alta normalissima. Ecco, spero che si veda bene. Comunque riproviamo. Gettato, infilare di fianco alla maglia alta e uscire fuori, prendere il filo e lavorare la maglia alta. Ecco, qua di nuovo. Ed anche l'ultima. In pratica vedete come si ha una colonnina, si forma una colonnina tutta unita, senza stacco evidente. Mentre sul retro abbiamo questo tipo di risultato. Bene, ora vediamo come fare per lavorare il punto alto a rilievo preso dietro, che in inglese è detto back post double crochet stitch. Allora, lavoriamo sempre sulla maglia alta precedente, gettiamo il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto sullo spazio laterale. Usciamo da quell'altro, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori avvolgendo la maglia alta. Dopodiché lavoriamo la maglia alta normalmente. Di nuovo, questa è la maglia alta con i suoi due forellini laterali. Entriamo dal primo, usciamo dal secondo, prendiamo la maglia e facciamola passare attraverso i due fori uscendo dal retro. Dopodiché lavoriamo la maglia alta. Quindi il movimento è questo: gettato, uncinetto dentro verso il davanti, uncinetto inserito uscendo sul retro, prendiamo il filo,
e lo facciamo passare attraverso tutti e due gli spazi, tirando il filo dietro. Dopodiché lavoriamo la maglia alta. Ecco, vedete come si crea questa catenella a rilievo? In pratica è come se lavorando ai ferri noi facessimo il punto coste, che avete una maglia giù e una sollevata, come se fosse un dritto un rovescio. Dunque, i punti sono questi. Poi vedrete che in molti lavori verranno utilizzati per creare questi effetti di rilievo con le maglie. E la prossima volta vi farò vedere un punto lavorato sia con il punto alto rilievo preso davanti che con quello dietro che va a formare un punto tessuto. Spero che si sia riuscita a vedere bene come si lavorano questi punti. E vi do appuntamento alla prossima lezioncina. Arrivederci.